Tra i protagonisti assoluti del matrimonio insieme al DJ c'è sicuramente il fotografo. Ed ecco che tra DJ e fotografi è un rapporto di amore e odio da cui vengono poi fuori storie interessanti. Ricorderò sempre quella volta in cui ero a una festa, mega villa, tutto il service, cioè avevo addirittura una persona dedicata, si parlava di me, tutto bene signor Maurizio, sì grazie, tutto super, iper, eccetera. Quando arrivava il mio momento dopo una lunga giornata, ricordo le persone timidamente si avvicinavano verso la pista, come due hanno messo un piede dentro, hanno iniziato a fare qualche piccolo passo di danza, ecco arrivare una schiera di fotografi, tra cui uno con un lampione quasi da stadio lì tutto intorno, chi da sotto, insomma lì capì che i ragazzi non mi avrebbero certo dato una mano a rendere la situazione più agevole. I fotografi, come i DJ ovviamente, ci sono di tutti i tipi, ci sono i grandissimi professionisti e i grandissimi minori, come tutti del resto. Ci sono quelli che ti chiedono di fare l'annuncio al microfono. Sì, mi chiami? Di sì, per le foto. Anche no, non siamo certo alla stazione. Ci sono quelli che mettono tutte le cose insieme perché dicono ah, io sono qui da stamattina, devo andare via. Allora si fa i bouquet, poi taglio la torta e poi la giarrettiera. A parte, ragazzi, sono finiti gli anni 90, cioè la giarrettiera? Anche no. Chiusa parentesi. Ci sono quelli che fanno le foto di gruppo dopo la torta, ci sono quelli che rapiscono gli sposi per pomeriggi interi e poi magari questi arrivano e saltano addirittura l'aperitivo perché è tutto in ritardo e c'è un tempo limite. Di contro però anche i DJ devono adattarsi alle esigenze dei fotografi. Per esempio c'è il tramonto che se il posto è messo bene è comunque in un determinato momento, dura poco, c'è la cosiddetta ora blu che dovrebbe essere subito dopo, subito prima, insomma comunque è in quel momento lì, allora in quel momento lì è bene che si faccia le foto e non si faccia magari lo scherzo degli amici o non c'è bisogno di farli ballare proprio in quel momento lì. Tra DJ e fotografi, noi che sono anche a mangiare insieme, è giusto che ci sia una collaborazione. Per esempio mi racconta un amico quella volta che c'erano le luci a led sparate sul tavolo della torta e manca poco la foto degli sposi veniva con la sposa con il vestito verde, insomma nel senso non c'era bisogno di avere le luci o chi usa le luci anche di giorno sempre sparate nel posto sbagliato. Alla fine per determinati momenti è giusto che le luci siano a disposizione delle foto, poi quando inizia la serata e si balla, ok, allora si crea l'atmosfera da pista. Di solito va sempre tutto bene, ora io ho raccontato le storie e casi più curiosi, però mi piacerebbe sapere anche le vostre storie, sia dei fotografi particolari, ma anche per gli amici fotografi, quello che vi hanno combinato i DJ, che come sappiamo bene in questa rubrica ci sono di tutti i tipi. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!